Buonasera. Allora, oggi è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il decreto tanto atteso che è uscito dal Consiglio dei Ministri il 17 di marzo. Quindi ci hanno messo un bel po' di tempo, quasi 10 giorni, e non è, insomma, e noi incominciavamo a pensare che effettivamente avessero avuto qualche ripensamento, che magari stesse succedendo qualcosa. Beh, comunque, purtroppo questo decreto conferma la volontà di mantenere il Green Pass anche oltre lo stato d'emergenza, e questo io ritengo che sia gravissimo. Ora, al di là del fatto che i sospesi con il tampone fino al 30 aprile potranno riprendere servizio, però questo non toglie che fuori da un perimetro di stato d'emergenza non si può pretendere un trattamento sanitario obbligatorio preventivo come il tampone, per giunta a pagamento per ciascun lavoratore che rientri o nelle categorie obbligate oppure praticamente over 50. È una gravissima discriminazione, e questa follia, oltretutto, serve a una cosa gravissima, che è quella di avallare fuori da un perimetro di stato d'emergenza una procedura autorizzatoria per, diciamo, una concessione temporanea dell'esercizio di un diritto che è connaturato al cittadino, quindi alla persona, e che nessuno può sottrargli. Già è stata un'abusa averlo fatto durante uno stato d'emergenza, tenendo conto che l'emergenza sanitaria non è contemplata dal nostro ordinamento, e quindi quello che è avvenuto è qualcosa di assolutamente illegittimo. Ma a maggior ragione adesso che siamo fuori da un perimetro di stato d'emergenza, questa cosa è gravissima. Comunque, giusto per chiarire, il Green Pass base, quindi fino al 30 aprile 2022, sarà previsto e quindi dovrà essere esibito per mense e servizi di ristorazione svolti al banco e al tavolo, quindi bar, ristoranti al chiuso, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, aerei, bus, treni, navi, ingresso nei luoghi di lavoro pubblico e privato, e chiaramente gli obblighi vaccinali rimangono vigenti per gli over 50, per il personale scolastico e per il personale delle forze dell'ordine fino al 15 giugno 2022, per il personale sanitario addirittura fino al 31 dicembre. Aspetta, però questo è il 31 dicembre. Comunque, no, restano comunque fino al 15 giugno 2022 le categorie obbligate. Resta vigente appunto l'obbligo vaccinale, e poi praticamente per queste categorie è obbligatoria l'esibizione del Green Pass base fino al 30 aprile. Cosa succederà dopo il 30 aprile? Nessuno lo sa. Sappiamo solo che gli insegnanti, che non so, che comunque rientrano chiaramente nelle categorie obbligate, pare che addirittura verrebbero demansionati, o perlomeno non adibiti all'insegnamento, se non muniti di differimento oppure di praticamente oppure di esenzione. Tutto questo è praticamente assurdo, assurdo, cioè si vuole fare passare un principio assurdo di un obbligo vaccinale di prodotti che oltretutto non servono a immunizzare nessuno, perché questo lo sappiamo tutti, e praticamente come trattamenti indispensabili al
come trattamenti indispensabili praticamente per l'esercizio di queste professioni e questo io lo ritengo gravissimo. Gravissimo perché oltretutto sapete meglio di me che tipo di prodotti sono, lo abbiamo detto in migliaia di circostanze, poi abbiamo tantissima documentazione in merito, tantissime pubblicazioni su chiaramente riviste scientifiche qualificate che questi prodotti sono altamente a rischio per quanto di effetti avversi anche letali. Quindi quanto sta avvenendo in Italia è gravissimo. Non solo questo, ma come io vi avevo detto, metterò in questa diretta allegato anche il link dell'ordine del giorno del Consiglio d'Europa, che praticamente si è tenuto oggi, ma si terrà anche domani. Si parlerà anche di Covid, si parlerà anche di approvvigionamento di vaccini e anche addirittura dell'OMS come ente, o meglio, organizzazione che si dovrà occupare di gestire la governance della prevenzione delle future pandemie, perché future pandemie? Perché ormai anche le influenze saranno pandemie, secondo loro, così noi saremo costretti ad acquistare vaccini su vaccini e quindi secondo loro, praticarli continuamente, ciclicamente. Io adesso, quindi, il nostro caro amico Draghi ha omesso nel suo discorso, nella sua informativa sul Consiglio d'Europa, ha omesso di parlare proprio di questa cosa, perché stanno cercando di far passare sotto silenzio quello che vogliono fare passare, perché chiaramente sotto la spinta propulsiva di questa guerra che ormai sta avvelenando i pozzi, così come insomma era avvenuto con il Covid, con i vaccini, i pozzi appunto all'interno delle famiglie, all'interno proprio dei consessi amicali, perché cioè ormai non si può più andare in giro senza comunque trovarsi coinvolti in discussioni anche su questo conflitto, e con appunto relativa con aggressioni verbali da parte appunto anche di persone amiche che chiaramente non la vedono come te, però reagiscono in modo feroce. Perché appunto i media sono diventati ormai dei sobillatori, dei fomentatori di odio incredibili, cioè sono riusciti a penetrare nell'animo delle persone proprio trasformandolo e oltretutto modificando anche quel concetto di inclusione, insomma, di anche rispetto, di dialettica democratica che faceva parte del nostro patrimonio culturale e anche educativo. Cioè, noi a scuola non abbiamo fatto mai altro che insegnare e spiegare queste cose. Quindi veramente rimango esterrefatta quando vedo che invece ci sono persone anche adulte che arrivano proprio ad aggredire verbalmente in modo pesante, proprio offensivo, violento, persone appunto che la vedono diversamente. E quelli che aggrediscono sono sempre quelli che fanno parte insomma, che credono nella propaganda mainstream, mentre cioè, chi si trova dall'altro lato non aggredisce. E rimane, diciamo, e rimane nei termini della civiltà. E questa è la cosa allucinante. Cioè, questa è la cosa incredibile. Cioè, mentre noi, no, che sia che ci troviamo dall'altra parte della barricata, abbiamo mantenuto la nostra umanità,
Cioè, nel senso che non aggrediamo mica quelli che si vaccinano perché si vaccinano, non aggrediamo quelli che, per esempio, sono a favore dell'aggressione armata, per quanto veramente è assurdo, per quanto magari li consideriamo anche, cioè, ci rendiamo conto che sono posizioni un po' difficili da difendere, ma dall'altra parte c'è una carica di odio che proprio non si era mai vista, veramente mai vista prima d'ora. Io sono esterrefatta come Draghi e la sua combriccola con la stampa al seguito siano riusciti veramente a cancellare anni e anni di cultura, di formazione, di istruzione, di civiltà, con un colpo di spugna, semplicemente con la tecnica del bombardamento mediatico, del terrorismo, e abbiano in qualche modo proprio spento i cervelli delle persone, cioè non consentendo loro neanche di capire quello che realmente sta avvenendo o di rendersi conto delle vere responsabilità di tutto il pregresso, del percorso che insomma è stato intrapreso per arrivare fino a determinate conseguenze. Quindi io adesso vi inserisco in questa diretta, vi ripeto, il link del Consiglio d'Europa dove potrete vedere le cose di cui parleranno. E ritengo gravissimo che l'OMS verrà, cioè, nell'intento appunto dei nostri partner europei, venga addirittura considerato l'ente preposto a questa funzione di gestire la governance della prevenzione delle pandemie, perché questo significa che noi non avremo più nemmeno il controllo di tutto quello che vorranno infliggere, cioè che vorranno infliggere alle nostre vite fisiche, cioè ai nostri corpi. Cioè, se l'OMS dirà vi dovete fare tutti un vaccino sperimentale con che so, chissà che cosa, che non è mai stato sperimentato su nessuno, loro ce lo imporranno, ce lo potranno infliggere con qualsiasi mezzo. Quindi adesso si impone, secondo me, un fermo delle attività. Io infatti voglio proporre un'azione di protesta congiunta, perché noi non dobbiamo consentire che si vada avanti su questa strada. E per fortuna, finalmente la magistratura in alcuni casi si sta svegliando, ci sono tante sentenze favorevoli. Però bisogna procedere su questa strada, cioè noi non possiamo quindi accettare di proseguire in questa follia di ostentare questo Green Pass per poter vivere. Quindi io, ragazzi, riflettiamo un attimo tutti insieme su una forma di protesta da intraprendere. Io sono per la disobbedienza civile, io sono disponibile dal 1° di aprile fino per una settimana a non muovermi di casa, non comprare niente, stare proprio ferma completamente, non prendere mezzi pubblici, non vado nemmeno magari a Roma, non vado in Senato, non faccio nulla, ma fermiamoci una settimana dal 1° aprile. Io vi faccio questa proposta. Se siete voi d'accordo, sapete cosa faccio? Vi metto pure un Google Form, un sondaggio per vedere quanti di voi eventualmente sareste disponibili a portare avanti questa battaglia, perché ritengo che sia veramente importante dare un segnale e secondo me se lo facessimo in tutta Italia. Se lo facessimo in tutta Italia, tutti quanti, secondo me Draghi si dovrebbe proprio dimettere perché una settimana di fermo di tutto, cioè, comporterebbe certamente la necessità per Draghi di lasciare la sua postazione di comando, visto e considerato che non rappresenta nessuno, almeno nessun italiano rappresenta, poi rappresenta sicuramente altri, cioè quelli che hanno fatto in modo che ci capitasse.
ci capitasse praticamente tra capo e collo per distruggere la nostra economia, per distruggere, perché insomma ragazzi, la situazione non è facile, eh? Cioè noi ci troviamo tra una guerra che stanno provocando a tutti i costi e in più praticamente queste restrizioni che continuano a comprimere anche i pochi spazi di libertà che avevamo, che avremmo. E in più teniamo conto che appunto la nostra economia è completamente, come dire, colpita da quelle che sono le sanzioni boomerang che questi pazzi hanno imposto alla Russia, cioè sanzioni boomerang che praticamente si ritorcono contro di noi. Allora, e poi, allora, che cosa ha previsto Draghi per le famiglie? La rateizzazione delle bollette che già esiste. E che è un'assurdità, cioè io mi rateizzo una bolletta di che so, di 1.000 euro, me la rateizzo e beh, cioè, ma voglio dire, mi rateizzo la prima e quella successiva, se non ho finito di pagare la prima, non me la posso rateizzare e quindi che faccio? Poi mi trovo comunque con un carico in ogni caso da pagare senza la possibilità di. Io direi una settimana, fermiamoci, facciamo quest'ultimo tentativo, che è una cosa che si può fare perché è una cosa che non costa niente a nessuno, tutti dal lavoro si possono prendere una settimana di ferie, una settimana pure di congedo non retribuito, cioè, ma facciamolo, facciamolo tutti. Io questo vi propongo. Lo metterò su un Google Form e vediamo che riscontri abbiamo. Va bene? Grazie. Buonanotte.